Sono Luigi Guanella, umile servo di Dio. Da bambino, fra queste montagne, ho scoperto le immensità di colui che ha creato tutte le cose, e nelle sue creature predilette ho trovato la natura del suo immenso amore. Agli occhi di Dio siamo tutti uguali, e se ci affidiamo a Lui, la divina provvidenza sarà luce e speranza nella nostra vita. Fermatevi un istante. Guardatevi intorno, tutti siete chiamati alla santità. E sarete luce per il mondo se amerete il vostro prossimo almeno quanto voi stessi. Ricordatevi che dare amore significa riceverne. E accettare la sofferenza quando arriva significa vincerla. Da oltre un secolo i miei figli e le mie figlie in tutto il mondo si prendono cura dei più bisognosi, quelli che Gesù chiamò beati. Sì, perché chi soffre ha già vinto. Abbiamo i brividi a vedere queste immagini, lo dicevo, è vero che sono belle belle? È vero, molto molto belle, poi tra l'altro girate proprio negli ambienti dove... E nei giorni, della canonizzazione. Sì, sì. San Luigi Guanella 2 anni fa, era il 23 ottobre del 2011, veniva proclamato santo da Benedetto XVI, l'apostolo della carità. 15 paesi in tutto il mondo dove l'opera di Don Luigi Guanella si è diffusa, mi verrebbe da dire una grandissima opera, se non peccassi però di contraddizione rispetto a quell'umiltà che ispira il senso di questa vicinanza ai più deboli. Buon pomeriggio, ben trovato Don Vladimiro. Ben ritrovati voi. Dicevo, Don Vladimiro Bogoni, il cognome è giusto. Sì, sì. Don Vladimiro è parroco qui a Roma, a San Giuseppe al Trionfale, quindi sì, ha tutte le beghe del parroco, lo abbiamo strappato per mezz'ora, ma soprattutto so che ci diamo del tu? Sì, molto volentieri. Così siamo più vicini anche. Sì. Sei molto impegnato proprio nell'opera, nella grande opera di Don Guanella. E allora io comincerei con una domanda semplice ma che ci aiuta a capire di più di questo santo al quale rivolgerci anche domani, visto che la sua festa liturgica, ormai siamo in queste ore proprio. Queste ore, sì. Chi era Don Luigi Guanella? È uno dei tanti santi, di numerosi, diciamo, granelli di quella corona stupenda dell'Ottocento, dei santi della carità, che lo Spirito Santo, come dire, ha aperto gli occhi sulle vicende di quel tempo e ha toccato il cuore perché si intenerisse della debolezza, della fragilità dei più deboli, dei più deboli, degli ultimi di quel tempo. Siamo a fine Ottocento. 1842 nasce. E quindi si incrociano le strade, Don Bosco, il Cottolengo, Torino. Don Orione. Quindi praticamente Don Guanella, il carisma di Don Guanella è un po' la sintesi del Cottolengo e di Don Bosco. Lui è molto amico di Don Bosco, trascorre 3 anni, diciamo, nella sua congregazione, quindi è salesiano per 3 anni, tra l'altro dirige un collegio a Mondovì. E poi però le strade lo portano, per bocca del vescovo di Como di allora, lo portano nella sua diocesi, perché chiaramente ha un chiodo fisso, che è quello proprio di andare agli ultimi, di scovarli, di portarli fuori. E gli ultimi in quel tempo soprattutto sono i disabili, sono quelli che sono relegati, proprio abbandonati, dimenticati dalla società e dalla famiglia di allora. Quindi ha questo cuore di misericordia e di tenerezza. La caratteristica in fondo di questo uomo è che è veramente un padre di misericordia. Tra l'altro il carisma, uno dei pilastri importanti del carisma, sono quelli proprio della paternità di Dio. Allora era un po' un tema abbastanza profetico. Ma come venne in mente a Don Luigi di diventare sacerdote? Perché ho letto che a 9 anni ebbe quasi... Sì. Un sogno, ma non è proprio un sogno, è qualcosa no, di più, vero? A 9 anni, appunto, quel giorno lui riceve la prima comunione, quindi al mattino presto scende a Campodolcino, che è il suo paese praticamente, che era dove c'era la parrocchia, e riceve un la paese prima... di mille anime, mille, proprio piccolissimo, piccolo. Di montagna. Riceve la prima comunione e poi torna ai pascoli, quindi è solo, sta pregando, è assorto in preghiera.
A un certo punto sente un batter di mani, sente una voce, Luigi, apre gli occhi su questa donna, come dice lui, e quasi in un cinematografo, quasi in un film, mi fa vedere quello che avrei dovuto fare nella vita. Quindi Don Guanella in quel giorno, le radici in fondo della sua opera sono nell'Eucaristia, in quel cuore eucaristico, in quel cuore ancora sazio della presenza del Signore, la Madonna gli fa vedere quello che avrebbe è fatto. È molto più di un sogno, ho sbagliato proprio parola. No, è una visione, lui ha sempre un po' il pudore, non lo chiama, a chiamarla così. Non lo chiama visione, lo chiama sogno, però fondamentalmente è una visione. Sulla sua vocazione. Esatto, quindi praticamente è un tracciato sicurissimo. Però come tutti i giovani, gli adolescenti, quando sembra che abbiano il progetto, la vita in mano, sembra che quasi sicuri di poter portare avanti questo progetto con, quasi senza difficoltà, invece hanno moltissime difficoltà. Diventerà fondatore molto tardi, intorno ai 40-42 anni, quindi per 15 anni deve superare moltissime difficoltà. Quindi viene definito il matto, il folle, perché chiaramente ha sempre fissa questa idea, questo progetto di aiutare gli ultimi. Gli ultimi. Abbiamo visto un filmato, magari adesso lo continuiamo a vedere, vediamo come si dice in gergo televisivo a macchia, no? Di questa clip dedicata proprio a chi è Don Guanella. L'avete realizzato proprio 2 anni fa, se non ricordo male, cioè? Quella dei 90 secondi, intendi? Esatto. Sì, in effetti io allora facevo parte del Consiglio Generale dell'Opera Don Guanella, quindi avevo la responsabilità dell'ufficio dei mass media e quindi ci siamo posti questo interrogativo. Come, far conoscere alla cittadinanza romana... Ecco, stiamo vedendo le immagini, l'abbiamo visto poco prima della pubblicità, lo dico per chi era a casa, no? E mi dicevi... Come far conoscere alla cittadinanza romana l'evento che stavamo per celebrare il 23. Allora abbiamo deciso di fare questo clip di 90 secondi nella quale dovevamo dire tutto di Don Guanella in pochissime 90 secondi. Era una sfida e per farlo entrare poi nel circuito televisivo della Metropolitana con la quale abbiamo fatto un contratto. E abbiamo preparato sui monitor della Metropolitana sono andate queste immagini. Per una settimana intera ci sono stati 50 passaggi che vengono chiamati. Diciamo che il volto di Don Guanella è sfumato, invece sempre. In primo piano ci sono sempre gli ultimi, gli Don ultimi, Vladimiro. Come anche nel film che vedremo domani sera. Piano piano, non mi bruciare le carte. Perché gli ultimi in primo piano e Don Guanella quasi sfumato, quasi non si vede. Perché è una scelta... Perché così deve essere anche nella vita cristiana, ecco. Nella vita di chiesa, no? Centrale, il povero, centrale chi è nel bisogno. Mi pare anche proprio Francesco ce lo ricordi sempre tutti i giorni. E anche noi dobbiamo, proprio come chiesa, andare sempre agli ultimi, averli sempre davanti. Il senso del servizio. E allora stavi dicendo, domani sera, lo dico io per bene, qui su TV 2000, quindi attenzione, prendete appuntamento, trasmetteremo un documentario dedicato proprio alla figura di Don Guanella. Si chiama Come la Luna e lo firma un giovanissimo regista, Gian Michelini. Gian Michelini, sì. E perché questo titolo, Come la Luna, Don Vladimiro? Perché è l'inizio della frase, della risposta con l'intervistato, padre Luigi di Giambattista, da appunto al regista, e che apre tutta questa sequenza di immagini molto belle, perché a un certo punto la domanda era questa, no? Chi sono i santi? Che cos'è la santità? E padre Luigi dice... Come la luna riflette la luce del sole, così i santi riflettono la luce di Dio. Ah, ma torniamo allora a questo tema di essere riflesso. È riflesso, esatto, no? Allora questo riflesso, deve essere chiaramente sempre più splendente nella nostra vita di cristiani. E il regista passa tutta la giornata, l'intera giornata del 23, in mezzo ai disabili, quindi si lascia prendere da questa corrente di eventi, di personaggi, soprattutto il volto, la storia dei disabili, e su questi impernia tutto io non lo chiamo documentario, è un docufilm, come si dice oggi. Sì, perché non fin da subito abbiamo detto no, non facciamo il documentario perché entra negli archivi e resta là. No, deve parlare al cuore. Deve sempre parlare al cuore. Senti, ma è vero che l'avete girato proprio il 23 ottobre di 2 anni fa, quando si svolgeva il rito della canonizzazione. Quindi il regista è stato proprio in mezzo ai disabili della piazza. Dal mattino alla sera, Quindi praticamente già avevamo preparato, predisposto, intuito quale poteva essere
il titolo, il tema e il la chiave, è no? La chiave, no? Vogliamo vedere un pezzettino? Sì, molto volentieri. Allora, vediamo soltanto un pezzettino. Devo solo ricordare che vedremo il docufilm integrale domani sera alle 22.50 su TV 2000 e poi andrà in replica anche domenica pomeriggio alle 16. La domenica pomeriggio magari non avete nulla da fare e tutti gli altri sono noiosi altrove. Quindi alle 4 domenica pomeriggio non perdetevi questo docufilm Come la Luna. Vediamo un frammento, solo un frammento, eccolo. I santi sono come la luna, e la luna è riflette la luce del sole, non ha luce propria, però la luna è importantissima perché senza la luna c'è il buio profondo, c'è la notte. Ecco i santi che sono proprio posti dentro il nostro firmamento umano per portarci al sole, per farci camminare tutti verso questo sole di immenso, sole di carità, sole di pace, sole di comunione che è il Signore. Questo è soltanto un assaggio, abbiamo ancora le emozioni che ci scorrono davvero nel cuore. Dicevamo prima come la luna essere il riflesso del sole, non è chi si piega sugli ultimi, ma è riflesso, ecco, come la luna. È un po' morire a se stessi per lasciar emergere la luce vera. E questo in fondo è il grande lavorio che deve fare il santo, fare in modo che lui stesso possa diventare, come dire, strumento docilissimo nelle sue mani, gli occhi, il pensiero, le mani, i piedi del Signore, no? Del quale lui si deve servire, Signore di questi servi, per arrivare realmente agli ultimi. Però, Don Vladimiro, io inizio a provocarti. Abbiamo visto nel documentario, oltre alle immagini della Piazza San Pietro, l'opera Don Guanella, io dicevo in 15 paesi in tutto il mondo, forse anche di più, io non sono documentato. 20 paesi. 20, sì. Ecco, non 15. Ma è un'opera grandiosa, non è mica piccola. E allora questa grandiosità come si sposa con l'umiltà? Come si concilia? Si sposa perché è la condizione indispensabile, in fondo, la virtù fondamentale, quella dell'umiltà. Perché l'umiltà ti costringe, in fondo, a lasciare operare Dio nella tua storia, nella tua vita. Io credo che i 15 anni in cui Don Guanella ha sofferto moltissimo, la provvidenza l'abbia plasmato e l'abbia reso prontissimo per questa avventura. In effetti appena inizia un po' in fondo a fondare a Como, si aprono tutte le strade e ha un ritmo di fondazione fenomenale, fantastico in quegli anni. Appunto allora perché... Come la luna c'è davvero una spinta forse al di fuori di quella umana che dà impulso anche a queste opere. È chiaro, noi dobbiamo parlare sempre in termini di spirito, no? Il nostro spirito umano è fantastico perché siamo immagine di Dio, no? Però c'è lo spirito divino che prorompe, che spinge, che vuole a volte impadronirsi anche di noi, no? E ci chiede, dammi il tuo cuore, dammi il tuo spazio, dammi la tua intelligenza, che io li saprò sfruttare ancora meglio. Ecco, quello che ci chiede il Signore è questa disponibilità, questa umiltà, questo lasciarsi plasmare, usare. Adesso non riesco nemmeno ad andare avanti perché ci incanti, ecco, con questo messaggio che arriva poi diretto a ciascuno di noi. Però voglio parlare di loro, degli ultimi, abbiamo detto, i disabili. È vero che li chiamava buoni figli? Buoni figli. Chi sono questi buoni figli? In fondo si identificano con i disabili, fondamentalmente, qualsiasi tipo di disabilità, no? Quindi chiaramente è la stessa terminologia, buoni figli, sono i figli più buoni in fondo di questa umanità. Sono coloro che riescono a bussare il cuore di Dio e le loro preghiere sono esaudite molto di più dei cosiddetti normali. Quindi sono buoni perché sono innocenti, perché sono puri, perché sono liberi. Tra l'altro nel film vedremo anche un bellissimo scorcio sulle beatitudini. Quindi lo stesso regista quasi fa scendere Gesù nella piazza
perché è stato questo l'elemento toccante. Il regista, mentre era lì che registrava le scene, è stato preso dalla commozione, dall'attualità di questi disabili, e ha detto: no, Gesù è qui in mezzo, e l'ha anche, come dire, espresso con l'immagine che vedremo. Le opere di Luigi Guanella, con in testa la Casa della Divina Provvidenza, e cito Don Luigi, sono rivolte a coloro che sono poveri nell'ingegno, correggimi, nella salute e nelle sostanze, ho detto bene? E allora vedi, caro Don Vladimiro, per queste persone sembra però che non ci sia davvero posto ancora oggi nella società, i poveri di ingegno, di sostanze e di salute. O sei sveglio, abile, arruolato, come si dice, oppure sei destinato al massimo a ricevere uno sguardo pietoso? Questo è vero, sembra, diciamo, che ci sia questa tendenza fondamentalmente, ed è quello che appare, però se noi, diciamo, sappiamo leggere tra le pieghe del quotidiano, ci accorgeremo di quello che diceva nell'intervista prima questa donna Elisa, no? Che mi ha molto colpito, no? Io sono sicurissimo, e lo si vede anche nell'ambito della parrocchia, nell'ambito delle tantissime persone che incontro, come ci siano tantissimi cuori, come dire, attenti ai bisogni degli altri. Dobbiamo noi essere capaci di mettere in situazione, diciamo, di fare del bene. Questo molto spesso manca, no? Questa capacità di mettere in situazione, di offrire opportunità, di far uscire proprio dal guscio, dalla famiglia, dall'individualismo nel quale oggi l'uomo, il mondo stesso è schiacciato. Noi dobbiamo inventare corsie preferenziali perché l'altro possa camminare e incontrare chi è nel bisogno. Quindi sì, è vero, può apparire, diciamo, che c'è un po' questa tendenza di questa società all'egoismo, ed è vero, però il cuore dell'uomo è sempre più grande. Più grande. Voglio farti vedere delle immagini, sono di Papa Francesco, quando è stato di recente ad Assisi, in un istituto dedicato proprio alle persone con disabilità grave, e sono immagini, eccole qua, stiamo vedendo. E lui si chinava su questi disabili, li accarezzava, una parola semplice, a volte non poteva nemmeno aspettarsi una reazione proprio perché erano i più poveri. Ma c'è proprio Don Guanella in questo, o mi sbaglio? C'è proprio Don Guanella in questo, c'è la prossimità fisica che diventa anche sacramento. Cioè? Perché, cioè, è importante, vedi, noi quando diciamo a una persona ti voglio bene, al telefono, anche da lontano, sì, la parola può arrivare al cuore, essere gradita, ma se io parto da casa mia e vengo a trovarti e suono al campanello del tuo appartamento e ti abbraccio, lì c'è un sacramento, proprio il sacramento, viene celebrato realmente l'incontro tra due esseri umani che si abbracciano, che si incontrano. Io lo chiamo il sacramento del corpo. Il sacramento, in fondo, della presenza proprio di Dio, perché da quando il Verbo si è fatto carne, da quando Gesù ha preso la nostra natura umana, l'uomo comunque è santo, anche se è rovinato dal peccato, comunque che va aiutato, ovviamente, no? Però in questo incontro, e Papa Francesco, attraverso questo abbassarsi, questa prossimità, questo abbracciare, ecco, anche noi dobbiamo interpretarlo in questo modo qui. È l'amore che si fa tenerezza, è la misericordia che si abbassa, è Dio stesso che si abbassa. È un senso anche molto eucaristico, per tornare a quella visione, a quel sogno di Don Guanella, no? Sì. C'è un rapporto con l'altro che mette in gioco. Se noi, per esempio, scoprissimo l'aderenza, l'importanza che ha l'Eucaristia, anche nel capire i nostri rapporti, i rapporti fisici, i rapporti personali, i rapporti affettivi, i rapporti di contatti. L'Eucaristia apre uno spiraglio, come dire, di luce fantastico. Peccato che la releghiamo soltanto nella celebrazione domenicale, invece... E non ce lo portiamo nella vita durante la settimana, sì. E che rivoluzione allora mentale ci impone questo sguardo che San Luigi Guanella ha avuto proprio sugli ultimi? Oggi. Io dico sempre, pensando, non so, anche molti anni, diciamo, di esperienza alle mie spalle, di servizio con i disabili, con gli anziani, con i bambini, con i ragazzi con problemi, no? Che il contatto con l'altro che soffre, con l'altro che è nel bisogno, diventa una grandissima scuola di umanità. Non è necessario partecipare chissà quali master
o corsi, certo, diciamo, in quale accademia? L'accademia della vita, l'accademia della sofferenza, e quindi mi piace, diciamo, prendere l'ultima frase, meglio l'ultima, parecchie volte viene ripetuta nel film, no? Che la sofferenza, il dolore ha vinto, ha già vinto. Volevo arrivare proprio a questo. In che senso? Vedi, Don Vladimiro, ci vedono molte persone malate nel corpo, molti detenuti, oggi il Papa ha incontrato anche loro, ma ci seguono anche tante persone che, come dicevo prima, sono abili e arruolate, però hanno qualcosa nel cuore che in fondo gli fa sentire un po' umili, un po' ultimi. Quindi, in che senso chi soffre ha già vinto? Perché questo ci dà speranza. Gesù ha già vinto per tutti. Quindi sulla base di questa vittoria ho vinto anch'io. Riuscire realmente a vivere ogni attimo di fatica, di sofferenza, per chi crede alla luce della croce, diventa veramente un percorso di inestimabile valore. Però anche chi non crede, chi è, come dire, lontano, oppure ancora, diciamo, nel buio, sa che comunque qualcuno ha già vinto per lui. E in un momento particolare della sua vita glielo farà presente. Importante però che abbia questa certezza. Questa certezza che veramente ha già vinto, perché il fatto stesso che abbia fatto su anche la sofferenza, la fatica, diventa un grande momento di riscatto, di maturazione per lui. Siamo nelle ore in cui celebriamo allora San Luigi Guanella. Che cosa potremmo chiedergli domani? Come potremmo rivolgerci a lui? Quale implorazione, ecco, quale pensiero potremmo coltivare in queste ore, no? Pensando a lui. Quello che troviamo, diciamo, nel film, no? La parola importante, no? Che è la santità. La santità come esplosione di vita, la santità come modo per essere sempre più profondamente, integralmente umani. Non la santità perché per qualcosa che è di relegato nel circuito del clericalese o nella chiesa, no, la santità ti fa esplodere in tutta la tua umanità. Diceva, ecco perché. Prego. Diceva Don Luigi che siamo tutti uguali di fronte a Dio, vedere soprattutto gli ultimi con questa carezza. Io proporrei di rivederla un attimo questa clip, perché siamo partiti da lì e vorrei che fosse questo linguaggio del cuore a concludere questo spazio. Posso dire una cosa ancora? Certo. Sai quanta fatica che abbiamo fatto a fare quella clip? Non ho dubbio alcuno, caro Don Vladimiro. Quando l'abbiamo vista... Però in questi 90 secondi sì, c'è tutto il significato. C'è tutto Don Guanella. Col pensiero a Don Guanella. Rivediamola insieme. Grazie. Sono Luigi Guanella, umile servo di Dio. Da bambino fra queste montagne ho scoperto le immensità di colui che ha creato tutte le cose, e nelle sue creature predilette ho trovato la natura del suo immenso amore. Agli occhi di Dio siamo tutti uguali, e se ci affidiamo a Lui, la divina provvidenza sarà luce e speranza nella nostra vita. Fermatevi un istante, guardatevi intorno, tutti siete chiamati alla santità. E sarete luce per il mondo se amerete il vostro prossimo almeno quanto voi stessi. Ricordatevi che dare amore significa riceverne, e accettare la sofferenza quando arriva significa vincerla. Da oltre un secolo i miei figli e le mie figlie in tutto il mondo si prendono cura dei più bisognosi, quelli che Gesù chiamò beati. Sì. Perché chi soffre ha già vinto. San Luigi Guanella, lo ricordiamo domani sera alle 22:50 con il docufilm Come la Luna, in replica anche domenica pomeriggio alle 16, grazie alla famiglia guanelliana. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, per collegarci con la preghiera di Lourdes. Ci siamo. Dietro il successo di un uomo, si dice, c'è una grande donna. Dietro il successo di Don Guanella c'è la Madonna. È straordinario, Don Vladimiro. Grazie.